Ragazze, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo perché insieme proviamo a realizzare un telaio ricamato. Ancora non ho deciso quale dei due disegni andrò a ricamare sui nostri telaietti. Però insomma, state connesse e vedrete cosa andremo poi a fare. Il video in questione è in collaborazione con la Elbiz, che mi ha fornito questi telai. Questo è il codice prodotto. Per chi non avesse visto l'unboxing, può comunque andare sul canale, ve la metto anche nelle schede, e potrete andare a rivedere l'unboxing relativa ai materiali ricevuti. Vi mostro da vicino il nostro telaio. Vedete, non è rigido, ma è insomma semi rigido, e quindi tranquillamente potrete andare a inserire il tessuto che vi serve, su cui andare a ricamare. Allora, per quanto riguarda i disegni, vi metterò delle, come vedete ho un'immagine molto ferma, in modo tale che potete fare uno screen e cercare di replicarla. Questa forse è un po' più facile da disegnare e ci vuole un po' più di tempo forse per ricamare, non lo so. Questi sono disegni più semplici, sono dei fiocchi di neve, e dovete essere un po' più precise quando andate a ricamare. Io vi ho dato l'idea, poi ovviamente sceglierete voi quale dei due fare. Io penso che farò questo perché mi piace veramente tanto fare questa sorta di gnometto nei colori di Babbo Natale, insomma, mi piace molto. Ci servirà quindi, oltre al telaio, ci serviranno ovviamente un po' di tessuto, di tela su cui andare a ricamare, e ci serviranno ovviamente i fili. Vi ricordo che per tutte le iscritte al mio canale, la Elbiz ha riservato questo codice sconto. Vi metto poi tutti i link utili giù nell'info box, per avere uno sconto del 3% senza nessun minimo di acquisto. Quindi questi telai sono veramente, secondo me, un'idea carina per realizzare qualcosa del genere. Ovviamente io non sono un'esperta, quindi vado veramente sul semplice. Adesso vado a scegliere i colori, decido quale dei due soggetti e vado a prendere il tessuto su cui andare a ricamare. Mi raccomando, il tessuto, potete scegliere tessuti un po' più spessi, un po' più sottili, l'importante è che insomma non siano elastici, perché all'interno del nostro telaio devono restare comunque rigidi per consentirci di ricamare. Che altro dirvi? Nulla, non ci resta che andare semplicemente a scegliere. Probabilmente metterò il video velocizzato, altrimenti durerà un'eternità, ma i passaggi saranno sicuramente chiari. La difficoltà ovviamente sta nel replicare il disegno sul tessuto. Aiutatevi o con una matita di quelle idrosolubili che poi si cancellano, oppure quando fate il disegno siate leggere ed andate a coprire poi perfettamente con il ricamo. Per le stelline non è il caso di fare il disegno, fate solo un disegnino per la sagoma dell'ognometto, perché il tratto altrimenti sarebbe sottile. In questo caso userò il filo abbastanza spesso, quindi probabilmente utilizzerò 4 dei 6 capi del filo, perché mi piace che venga insomma un disegno abbastanza cicciottello. Vi lascio al tutorial e come sempre buona creatività. Ciao!
Allora, sto cercando ovviamente per sommi capi di riportare il disegno e cercare di fare ovviamente qualcosa di simile. Speriamo di riuscirci. Alla fine, noi ci dobbiamo, ragazze, prima di tutto divertire. Quindi la cosa più importante è quella, divertirsi. Non stiamo facendo ricami altamente professionali, quindi andate tranquille e procedete facendovi ispirare semplicemente. Quindi così. Ok, per sommi capi abbiamo riportato il disegnino e adesso andiamo semplicemente a ricamare. Ho provato con la carta copiativa, ma non sono riuscita a tracciare il disegno, quindi dovrete andare un pochino a mano libera. Vabbè, tanto alla fine sempre i gnometti sono più piccoli, più grandi. Ovviamente se fate questo vi aiutate casomai con un righello e sicuramente vi tracciate delle linee più precise. Ok, vado a scegliere i colori. Allora, abbiamo preso un bel rosso. Ora vado a vedere se trovo qualcosa per il vestitino che sia. Allora, questo per il nasino. Così o possiamo farlo comunque grigio. Volevo fare per non fare il classico rosso-verde. Sicuramente ci servirà del bianco per fare la barbettina, barbetta o forse anche panna. Si va meglio panna. E poi mettiamo questo grigio. Bah, diciamo che i colori li abbiamo decisi. Procediamo e vediamo cosa ne viene fuori. Ovviamente, ragazze, ora ve lo metto velocizzato. Come ago, scegliete uno di questi, insomma, da Sono, a me sono uno di quelli che sono usciti nei vari kit da ricamo. Non si vede niente. Ok, vedete che hanno la cruna bella larga. Quindi cominciamo dal pompon. Sì, pompon. Ovviamente qua vedete che è tutto rosso e poi ci sono dei pois bianchi. Quindi, ma forse è meglio bianco bianco? Mi è venuto un dubbio. Prendo proprio il bianco. Vai. Ok, ora velocizzo perché altrimenti vi addormentate. Prendo 4 capi dei 6 e parto dal mio bel nasino. Ecco qui, facendo tutti questi fiorellini ravvicinati, ho realizzato questa sorta di pompon. Adesso vado a fare la mia barba. Procedo poi col fare la mia barba, non so dove ho ripreso, do semplicemente dei punti dal basso verso l'alto, non tutti quanti alla stessa distanza, vedete? Cioè non tutti quanti della stessa lunghezza, ma uno un po' più su, uno un po' più giù. Perché poi per creare proprio questo effetto di barba, quindi vedete,
faccio stretti, però non li faccio tutti definiti proprio per dare questo effetto. E poi ovviamente successivamente ripartirò dallo spazio vuoto e andrò più in basso. Ve lo mostro giusto qui, vedete, spunto in mezzo, posto, attraverso le varie tramature, non in modo perfettamente definito, ma cercherò di procedere insomma per strati. Vedete che sto proseguendo con la mia barbetta. Ci vuole un po' di tempo, però insomma queste sono cose di pazienza e che vi aiutano a rilassarvi. Vado a ritagliare un'altra gugliata di filo. Per fare la nostra barbetta ce ne vuole una bella quantità. Proseguo ancora in questo piccolo punto e poi vi mostrerò tutta la barba finita. Ok, direi che con la barba ci siamo, sono abbastanza soddisfatta. Ora vado a prendere il grigio e faccio il vestitino qui in basso. Thank you.
Ok, amiche, il nostro gnometto babbo nataloso, il nostro ricamo è finito. Ovviamente dal disegno alla pratica. Sapete che io non sono ovviamente un'esperta di ricamo, però mi diverto tantissimo e mi cimento sempre in nuove tecniche, specialmente poi avendo la possibilità di collaborare con tante aziende, sono veramente uno stimolo in più. Decisamente è un lavoro tra virgolette abbastanza impegnativo. Per ricamare questo gnometto ci sono volute insomma un'oretta e mezza, un paio di ore, penso, non ho guardato bene l'orologio, ma secondo me sì, un paio di ore ci vogliono. Forse quest'altra tipologia sicuramente è un po' più facile, qui ci sono tanti punti pieni e quindi si deve tagliare tanto filo ed andare a cucire. Sono veramente soddisfatta, spero che vi piaccia e spero che sia di ispirazione. E niente ragazze, vi auguro come sempre buona creatività. Adesso andrò a ritagliare il retro e poi andrò a appenderlo al mio alberello e eventualmente poi ve lo mostro appeso. Vi abbraccio tutte e vi auguro una buona serata. Ciao!